69, poi dice Rita Cocco, Cussassari 9.59, 27, poi 10.14, 01 per la data del Cuspavia, Bella Cristina, Roscalla. Oggi non si sente. Eccole le allieve della seconda serie, quelle accreditate dei migliori tempi. Cinotti, Benigni, Ferrazzi, Torcoli, Martinetti, Mitidieri, Copponi, Modesto, Cocco, Roscalla, Sa, Lonedo, Lapine, Santi, Zecca, Oggioni e Stefani. Quest'ultima accreditata del miglior tempo, 9.52 e 69 per la Sterzing Vosmark. Nelle liste all time dei 3.000 con questo tempo, anche 4.40 e 95 nel 1005, per ora gara tattica con pettorale 71, comanda Cristin Santi, Mollificio Modenese Cittadella, nona Giochi Olimpici Europei 2011 a Trabzon nei 3.000 la Cristin Santi, seconda l'italiana allieve di Rieti nei 2007. Quindi gara tutta da seguire, questa ultima gara di corsa prima delle staffette 4x400 che vanno poi a chiudere questa 47esima edizione dei campionati italiani allievi allievi 2012. Andiamo a vedere che succede nell'asta. Intanto chiamato in pedana per la seconda prova Davide Girardi a 4.35, prova superata da Luca Casavecchia, invece ha passato questa quota Stefano Vianello. Veniamo nei 3.000 con la Maria Cristina Roscalla. Ancora siamo nelle fasi preliminari quando mancano 6 giri al termine. Mette nell'asta, ecco Girardi. Purtroppo errore anche a questa seconda prova. A 4.35, primo tentativo per Facchi nel disco allieve, quindi secondo tentativo fallito per Girardi che verrà chiamato tra poco per la sua terza ed ultima prova. Sul maxi schermo i risultati della prima serie di 3.000 allieve mentre transita il pettorale 46, sono ancora tutte insieme. Prima serie Sandra Sparer, Santar Raiffeisen 11.04.41, seconda Barbara Vassallo 11.06.53, terza Maria Elena Rumolo 11.15.62. Dicevo che le protagoniste sono Anna Stefani 9.52.69, poi Alice Rita Cocco 9.59.27,
anche 2,17,90 negli 800, 4,40 e 85 nei 1500 e 9,59,27 seconda nelle gradatorie nazionali nei 3000. Con la Maria Cristina Roscalla, nona all time, 2000 cadette. E peccato, eliminato nell'asta Davide Girardi con l'applauso del Ridolfi. Rimangono in due a contendersi il titolo di campione italiano 2012 Stefano Pianello e Luca Casavecchia. C'è una caduta purtroppo nei 3000. Rebecca Lonedo, pratica vicentina, si rialza, non è niente. Quattro giri al termine nella prima serie, 11.04.41. Qui si dovrebbe scendere e di molto, e quindi è da qui che uscirà la campionessa italiana allieve 2012 nei 3000 metri. Santo Ferrara, secondo tentativo nel disco. E prima prova, 4,40, passa l'asticella nell'asta. Prima prova per Stefano Pianello dell'Atletica Monza. Manca poco più di un chilometro al termine di questa seconda serie dei 3000. Ancora tutte insieme, comunque il 46, tonale 46, Elisa Copponi a fare l'andatura. Gruppetto di 9 atlete al comando. Quando mancano, in questo momento dovrebbero mancare 1000 metri, quando arriveranno ai 200, 1000 metri in questo momento, 6,54, 6,57,74 il passaggio ai 2000, una previsione di 10,25, quindi si va sotto sicuramente quello che è successo nella prima. Poi da ora in poi dovrebbe anche aumentare l'andatura, perché qui ci sono delle atlete che sono capaci di scendere sotto i 10, almeno 2. Asta, errore, primo errore a 4,40 per Pianello nell'asta. Ancora Elisa Copponi e poi Anna Stefani subito dietro, seguita da Alice Rita Cocco, quindi Copponi, Stefani e Cocco. Quando mancano due giri, meno di due giri al termine per l'assegnazione del titolo campionessa italiana allieve 3000 metri. Ancora Copponi, seguita, tallonata dalla Stefani, da Anna Stefani e poi da Alice Rita Cocco. 600 metri al termine per loro, vediamo se c'è un cambio di marcia, un cambio di andatura. Luca Casavecchia, intanto prima prova a 4,40 nell'asta, sono rimasti in due Luca Casavecchia e Stefano Pianello. Stefani e Cocco, ultimo giro per loro,
e supera Casavecchia, 4.40. Andiamo a seguire questi ultimi 350 metri che assegneranno il titolo di campionessa italiana allieve nei 3.000 con Anna Stefani, Alice Rita Cocco. Ormai sono loro due che si contenderanno la medaglia, quella più preziosa, quella gialla, quella d'oro. È la Cocco che prende l'iniziativa con la Stefani, subito francobollata. Metri al termine, Cocco, Stefani, incrementa ancora Alice Rita Cocco per il Cus Sassari, tutte Ridolfi per loro. È la Cocco al comando con la tribuna che applaude la campionessa italiana allieve 2012 nei 3.000, è lei con il pettorale 44, Alice Rita Cocco. E poi Anna Stefani, 10.07.69, tempo ufficioso, e va a prendere la medaglia di bronzo per il pettorale 68, la Maria Cristina Roscalla. Linda Benigni ora per il centro atletica Piombino.